Take it down. Ciao a tutti ragazzi e ragazze, belli brutti, belle brutte, bentornati in un nuovissimo video sul canale. Siamo tornati in un video tutorial, un video recensione di un programma dell'azienda MyPhone. Si tratta di iTransfer for WhatsApp. Permette di, diciamo, gestire i dati di WhatsApp, le vostre chat, magari spostarle da un dispositivo Android a un dispositivo iPhone o viceversa, effettuare anche un backup del vostro dispositivo, sia Android che iPhone, oppure anche, avendo già un backup presalvato, di reimportarlo nel nuovo dispositivo magari che andrete a comprare, senza perdere le vostre chat o tutti i file dai gruppi che ne derivano. Comunque siamo adesso dentro il sito. Per raggiungere questo sito dovete scaricare il link che trovate in descrizione. Ovviamente c'è la versione a pagamento, ma c'è ovviamente anche quella gratuita. E cliccando su questo tasto, ovviamente c'è soltanto la versione per Windows, ma come vedete la versione per Mac sta per arrivare, quindi restate aggiornati anche sul mio canale. Permette di fare quindi tutte queste funzioni e ci vediamo all'interno del programma. Ok ragazzi, piccola pausa prima di continuare il nostro video. Io vi invito a entrare sul sito 1 milione di fan social site, link anche di questo sito in descrizione. Vi permette di avere un sacco di agevolazioni sui social, permette di avere servizi su Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, per esempio fan per pagine Facebook, like di pagine Facebook, oppure scorrendo anche su Instagram, follower di Instagram, like ai post di Instagram, commenti o visualizzazioni, o anche addirittura YouTube con visualizzazioni, iscrizioni, like e addirittura gli spettatori in diretta. Ci vediamo con la continuazione del video, bella! Ok ragazzi, siamo praticamente all'interno del programma. Questa è la schermata principale. Io ho qua il mio iPhone e il mio cellulare Android tutti e due collegati, perché sì, per effettuare, ecco, non volevo muoverlo proprio per questo motivo, per evitare che il cavo si scollegasse. Comunque iPhone di pietra, ecco qua, si è tutto ricollegato, meglio così. Quindi ragazzi, siamo nella schermata e come potete vedere ci sono il mio telefono iPhone di pietra collegato e Huawei P20 Lite, che è il telefono Android che utilizzo per fare i video. Innanzitutto, cosa è possibile fare? La prima funzione è trasferire WhatsApp fra due telefoni, che uno è Android o uno è iOS o viceversa, non cambia. Innanzitutto qua c'è scritto source e da una parte destination, ovvero source è dove ci sono i dati che volete copiare, sulla destinazione, che in questo caso è il Huawei P20 Lite. Per switcharli basterà cliccare su switch e si invertiranno. Per effettuare questo ovviamente dovete cliccare su transfer e accettare man mano le varie cose che vi chiederà sul cellulare, autorizzare il computer, autorizzare il programma e tutto è fatto. Io in questo caso non posso farlo perché ovviamente non voglio switchare le chat, quindi fidatevi che è comunque molto molto facile, molto veloce. E innanzitutto, se avete ovviamente delle chat sul dispositivo Huawei P20 Lite, che è il dispositivo di destinazione, ovviamente quelle verranno cancellate con le nuove chat che importerete dall'iPhone, per così dire. Comunque adesso andiamo alla seconda funzione, che è appunto il backup. Il backup lo facciamo su iPhone di Pietro, clicchiamo su backup. Facendo il backup ovviamente entreremo su WhatsApp, eccolo qua, siamo appena entrati su WhatsApp nel mio dispositivo iPhone. Ci metterà un paio di minuti, un paio di 10 minuti possono essere, a seconda ovviamente dei file che avete salvato su WhatsApp, se sono pesanti o meno. Ok ragazzi, siamo circa un 53% sul mio dispositivo iPhone, che è praticamente collegato su WhatsApp. Siamo adesso a un 54%, vi aggiornerò quando appunto finirà. Mamma mia, sto sudando. Nel frattempo che ho aspettato che finisse questo backup, ho sistemato i libri per la scuola e sto veramente sudando. Muoio. Ho ancora altri 10 video da fare. Altri 10 video, signori e signori. E siamo sbloccati per un 1% del backup. Dite che ce la farà mai in questi 10 minuti che rimangono della mia vita per fare questo video?
Ok ragazzi, eccoci qui tornati all'interno della schermata principale del nostro programma. Il programma in sé è questo, io vi invito a scaricarlo con il link in descrizione, c'è la versione ovviamente gratis per poi acquistare quella a pagamento. Ovviamente io vi invito a mettere like a questo video, a commentare e a iscrivervi al canale, è stato veramente un'eternità, però ce l'abbiamo fatta. Per questo video è tutto, ciao a tutti ragazzi! Why you still looking at me? Why you... yeah.